oltre 700 anni di storia, più di 14.000 endecasillabi e 100 canti. Questo è il biglietto da visita della Divina Commedia, componimento insuperabile della letteratura italiana, trasformato in oltre 2 ore di opera musical dal compositore Marco Fresina e dal regista Andrea Ortis. La rappresentazione, che toccherà tutta Italia da Trieste a Palermo, verrà tenuta a battesimo presso l'Auditorium di Isernia dal 7 all'11 novembre, 5 serate per le quali è atteso il pienone. Uno sforzo enorme che coinvolge un cast di 30 persone e 100 orchestrali, un lavoro difficile come ha sottolineato il regista. È stato molto difficile e non è detto che ci siamo riusciti. Certo, quando hai 14.000 versetti in endecasillabo non è semplice fare una sintesi. L'avanzamento quindi è un avanzamento per quadri attraverso l'inferno, il purgatorio e il paradiso, con la scelta dei personaggi un po' must, diciamo, che sono anche nella storia di tutti noi, nella nostra memoria scolastica o nella memoria di chi poi ha studiato la Divina Commedia. Quindi questo è un Dante che compie la sua storia nelle tre cantiche, come detto, inferno, purgatorio e paradiso, incontrando i personaggi must, quindi Caronte, quindi Pia di Tolomei, Beatrice alla fine, Ugolino, Pier delle Vigne, Ulisse. E quindi non so se ci siamo riusciti a fare una sintesi a prendere tutti gli aspetti di una Divina Commedia che è sempre mobile, quindi che è una risorsa continua, ma è un tentativo per il quale ce l'abbiamo messa davvero tutta. Nel cast anche una molisana, Maria Carmen Iafigliola di Mirabello, selezionata tra centinaia di candidature. A lei è affidato il ruolo di Pia dei Tolomei, una delle figure più suggestive e belle di tutta la commedia. Pia dei Tolomei è un personaggio che è particolare, non è un personaggio forse troppo noto, ma è un personaggio carico di mistero, di eleganza, e per me è stato bellissimo poter affrontare questo ruolo, lavorare con Andrea su un ruolo tanto delicato e mi appartiene, lo sento proprio mio, quindi non è stato difficile, ma non è stato impossibile, è stato veramente un bel percorso, sì. La Divina Commedia conferma il percorso virtuoso intrapreso dall'assessorato al turismo e alla cultura ed efficacemente sintetizzato nello slogan voluto dall'assessore Vincenzo Cotugno: turismo è cultura. Grazie anche al supporto efficace e competente della Fondazione Molise Cultura, il nuovo corso molisano avviato dalla coppia Cotugno-Toma ha imboccato una strada virtuosa che fa delle bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche la principale delle carte da giocare sul tavolo dello sviluppo regionale.